One, two, three, four, waiting for Godot. Palle. Bronchite. Autovelox. Louvre. Ali, ma dove sei? Sei ad Edimburgo? Perché mi chiami? Che notizia? C'è la mia gita! Ah, ti sposi? Come ti sposi? Ti sposi? Perché? Allora, vi ho convocato qui per informarvi che Alice e il Bocco hanno delegato a noi l'organizzazione del loro matrimonio. Inutile dire che sarà un evento gigantesco, televisione da tutto il mondo, diretta su 48 canali, pullman di tifosi, e l'impresa è mastodontica, motivo per cui non abbiamo tempo da perdere. Bea, Vera, voi mi farete da assistenti e per prima cosa c'è da risolvere un problema al consolato, burocratico, non lo so, vai a vedere. Naturalmente l'appalto per il catering è stato vinto dalla premiata pasticceria Giordano. Per quanto riguarda il viaggio di nozze, ho già contattato del personale sul posto e per il servizio di sicurezza abbiamo assoldato i migliori di Europa. Bianchi, avremo bisogno della tua competenza tecnica. Rosa, non ti preoccupare, è tutto sotto controllo. Quello che mi preoccupa più di dover sistemare tutte queste cose è di dover fare affidamento su Damiano. Cioè, poi c'è anche la questione del primo ballo. Io so che il matrimonio è civile, ma secondo me in questo caso veramente abbiamo bisogno di un aiuto divino. E Leo, te sei la persona adatta per questa missione. Dio amore, non ci credo già fatto. C'è Vip? C'è un email di Rosa? Cosa vuole Rosa ora? Arrivo! Ciao Pietro, sono Rosa, ho parlato con Alice e con tuo padre e siamo d'accordo che l'organizzazione del menù la devi fare te. Il menù è scozzo-francese, quindi organizzati che si parla di 250 persone. Mi fido di te. Ti fidi bene. Ma cosa mangiano gli scozzesi? Google. Stai a sentire cosa mangiano gli scozzesi, eh? L'haggis, polmone di agnello cotto per ore nel grasso di manzo, cipolla, avena e spezie, tra cui il coriandolo, quella preferita di Alice. Si potrebbero fare le crepe con l'haggis, che ne dici? Ehi, Dami? Oh, vieni un po' qua? Sì, aspetta, arrivo. Se scelgo, da facile, ma... Dimmi. Guarda un po' qua. Dove? Qui. Leggi ad alta voce. Leggi ad alta voce. No, non male. Esatto. C'è tutti l'anno. Certo c'è tutti l'anno. Ma io... Se, stavo quasi pensando di partecipare, di farla. Che cazzo dici? Sì, mica me la cavo male in quanto resistenza. Se hanno bisogno di portare borracce, quando bisogna qualcuno che porti tanto simpatico. Tanto quando andavo a Navacchio sull'Agine mica me la cavo male. Alla bersagliera. Ma insomma, bisogna arrivare fino in cima alla salita? Sì, ha detto Rosa che Montenero va guadagnato. E poi io, il Boccalice sono girati tutta la Scozia in bici. Non siamo mai arrivati fin lassù. Hai ragione, via. Quattro pedalate e siamo su, dai. Vai. Round, round, round. Per la sla! Round, 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 round.
cercare. Bombonere sono pronte. Sì, Bocco. Infatti, guarda, stavo proprio ora ragionando sul discorso intrattenimento, eventuali gruppi. Purtroppo quelli a cui avevamo pensato non sono disponibili. Senti, tutti quelli che per ora avevamo considerato l'ho scartati. Restano questi ultimi due, su cui sono veramente indecisa, poi magari la andiamo a vedere. Poi più che altro, no, vabbè, c'ho l'ultimo proprio Jolly, che pensavo sarebbe stata perfetta. Ora guardo se riesco a trovare un appuntamento, la vedo veramente dura, ora vedo un attimo se riesco a risolverla, va bene? Ok, va bene, ci penso io, ciao. Permesso, posso? Prego. Buongiorno. Senta, io devo organizzare il viaggio di nozze della mia migliore amica, che viene qui in Australia. Bene, c'ha qualche idea in mente già? E allora, la mia amica adora il caldo, proprio i posti dove si suda da fermi. Siamo a posto. Già idea di andare a Melbourne e Sydney, queste due insomma sono sicuramente nella loro lista, no? Ah. Sono 40 gradi, un po' di umido, camminate alle 2 il pomeriggio, perfetto. Perfetto, va bene, Melbourne, Sydney, poi insomma al marito della mia amica piace nuotare nell'oceano perché questi bagnetti nel Mediterraneo... A posto, c'ho una soluzione, mi è appena arrivata un'offertona 3 giorni alle Whitsundays con nuotata in mezzo agli squali bianchi. Mi hanno riportato, quelli sopravvissuti mi hanno detto che è un'esperienza irripetibile. Che bello! Quindi la consiglio. No, questa a lui sicuramente, Alessandro piace di sicuro. Poi altre cose, a Uluru non ci volevano andare. No, a Uluru sì, venire in Australia e non andare a Uluru, però poi devono andare ad Adelaide. Vabbè, allora ci sta il treno è perfetto, sì, senza aria condizionata. Ma il treno però è un po' lungo. A loro piace camminare. Qua c'è un'altra possibilità, la passeggiata da Uluru a Adelaide. Ma non è lungo? A piedi, l'ho fatto io, l'ho fatto 20 anni fa, quando ancora ce la facevo. Perfetto. Un po' caldo, ma perfetto. Ah. Ma i suoi amici hanno detto che stanno qua, stanno in Scozia. Che so. Grosso modo. 300 ore di cammino, no. A 1500 km. No, a loro piace camminare, no, allora fatto, prenoti tutto. Tutto fatto. Cioè sarà un viaggio eccezionale, eccezionale. Non ci siamo ancora, Perché? Cioè, perché i gruppi ancora non hanno confermato nulla. Ora i gruppi ci si pensa. La Security ancora c'ho da chiamarla. Cioè, non è... deve essere tutto perfetto, deve essere. Vabbè, ora sta Alma. No, è l'evento del secolo, è l'evento del millennio. Cioè, sì, ne parlano tutti, eh. Sì, tutti, ora sta calma, ma chi ne parla? Tutti, basta lanciarmi in televisione un canale a caso. Ma capisci? No. Siamo nei dintorni di Firenze, a Sesto Fiorentino, per raccogliere qualche anticipazione sul matrimonio di Alice e Alessandro, che ha già tutta l'aria di configurarsi come un appuntamento d'eccezione. E siamo in compagnia del nostro gancio, di Daniele. Daniele, almeno 3 buoni motivi per non mancare a questo matrimonio. La location, prima di tutto. La festa si svolgerà in un castello splendido. E un secondo motivo è perché si tratta veramente del matrimonio del secolo, un evento fuori dal comune. E il terzo motivo sicuramente le persone, si parla di 300 invitati, quindi a tutta l'area di essere un grandissimo evento.
Numero 1. Arriva sempre in ritardo, almeno mezz'ora, 40 minuti. Lo sposo si deve aspettare. Numero 2. Mai più con la lingerie blu sotto il vestito bianco. Mai, assolutamente no. Perché si vede. Quindi, per favore, bianca. Proprio se vuoi esagerare, color carne, ma sarebbe solo per le spose over 60. Mi ha fatto il miracolo. Bella, più magra, sembrava perfino più alta, non lo so. Certo, poi lei li indossa con il portamento di sempre, un po' goffo, un po' buffo, ma gli abiti erano veramente super, non ne ha sbagliato nessuno, forse uno solo che le faceva un po' di gobbe perché il tessuto era un po' rigido, ma per il resto veramente stupendi. Mi raccomando, quel fularino color pisello non è adatto al tuo vestito, metti qualcosa di un altro colore, lillino, rosa, però insomma quel verdino proprio non è il caso. Che lei, vabbè, naturalmente porta come un fakiro, perché naturalmente lei e i tacchi sono due cose completamente diverse. Però tenera, aveva questi abiti molto belli, aveva un solo problema, è che tutti gli abiti avevano le tasche sulla pancia. L'abbiamo lasciata nerd, l'abbiamo ritrovata un po' vamp. Siamo in passeggiata con il famoso stilista Simon Trasandré. Famoso per aver rotto le barriere, fuso due stili. Il finto curato con il vero trascurato. Siamo alla ricerca di vestiti per le damigelle. L'abbiamo trovato uno color pesto. Ma questo non è finto trascurato, vero curato. Questo è vero brutto. Per un vestito di fine ottobre, le damigelle. E qua sono tutte pellicce. E lo vuole pure colore pesca. Oh, finalmente il negozio adatto. Nel mio stile. Guarda. Andiamo qua dentro, vatti subito a provare un vestito per damigella qua dentro, per favore vai! E troviamo questo color pesca. È l'ideale. Oh, perfetto! Non è pesca, ma è perfetto! Questo richiama proprio il sole. Guarda Baviera Veste Venturina Terme, cucina tipica bavarese. Perfetto, fatti crescere un po' i peli sotto le ascelle e sei perfetta. E il colore? Va benissimo, te l'ho detto, il colore va benissimo. Non è il colore pesca questo? È il colore delle pesche che verranno fra qualche anno, OGM, lo so già. Previsioni meteorologiche per la giornata? Ma ci aspettiamo tutti una giornata di sole splendente e sicuramente il clima della festa sarà caldo e una grandissima festa, ecco. Buonasera a tutti e benvenuti al Meteo Toscana. Permane il campo di alta pressione sull'intera regione, che garantirà per i prossimi giorni condizioni di tempo stabile e soleggiato, con temperature comprese tra i 20 e i 25 gradi. Stranamente però, tutti i modelli meteorologici prevedono infiltrazioni di aria fredda da nord-ovest che determineranno locali condizioni di forte instabilità lungo la costa, nella zona compresa tra Livorno e Cecina. Qui saranno possibili raffiche di vento con velocità di circa 100-120 km/h, accompagnate da intense precipitazioni di carattere temporalesco con frequenti fulminazioni. Per questa zona, la Regione Toscana ha quindi emanato un avviso di allerta meteo di 12 ore a partire dalle ore 11 del giorno 4 ottobre. La Protezione Civile invita pertanto la popolazione ad abbandonare i piani bassi delle abitazioni. Punti di ricovero saranno predisposti negli alberghi della zona. In conseguenza dei forti venti sono previste violente mareggiate. Qualora fossero state organizzate cerimonie, assemblee, raduni o altri eventi, si consiglia di rimandare ad altra data. Questa sera è tutto, linea allo studio. Ma sei sicura? È qui? No, okay. Fammi controllare un po' sulla mappa. Ma sì, dovrebbe essere qui. Dice io qui. Io busso. Prova un po'. No, anche perché si è perso anche troppo tempo. Oh, Rosa, quanto tempo? Sì, quanto tempo. Ora c'è da lavorare, quindi muoviamoci. Perché vale. Già la strada un po' più casino ho fatto per venire qui. Stringiamo e lavorando. Voglio vedere bene cosa hai pensato per questa coreografia del primo ballo. Por el que vive una emoción que lo domina, quiero cantar por este sol que es cada vez más dulce y seductor. Envuelto en la ilusión, anoche lo escuché
combo está la emoción por cosas de mi ayer. La casa en que nací, la reja y el parral, la vieja calecita y el rosal. Su acento es la canción de voz sentimental. Su ritmo es el compás que vive en mi ciudad. No tiene pretensión, no quiere ser procas. Se da batango y nada más. Si es tan humilde y tan sencillo en sus compases, ¿por qué no dan un mal ejemplo en cada frase? Con este resto de emoción, muy fácil es llegar al corazón. Poi dice Dio Bono che uno non deve smoccolare. Fa il sito, fa il sito. Faccio il sito sì, Dio Santo. Ma senza informazioni, come lo faccio il sito? Sono persone riservate, proteggono la loro privacy, su Facebook non c'è nulla. A questo punto è arrivato il momento di entrare nel deep web. Per questa cosa serve il cuccio, senti, trovami il numero velocemente, per favore, guarda, fammelo, proviamosi, che qui serve solo lui, è l'unico al momento che mi può aiutare. Chi è? Mi sto chiamando. Pronto? Pronto. Ciao Cuccio, sono Rosa. Allora, come saprai siamo dietro all'organizzazione di questo evento grandioso e c'è una cosa per cui ho assolutamente bisogno del tuo aiuto. Era del tempo che non ci sentivamo, aspettavo questa tua telefonata. Senti, sì, avremo bisogno di qualcuno che organizzi il servizio di sicurezza. Sarà un affare colossale di cui cifre stiamo parlando. Sì, allora senti, guarda, conta che si tratta di un evento immenso, si parla di una roba tipo 250 invitati in una villa immensa, libera su quattro lati, cioè quindi non è per niente semplice. Poi ci sarà un monte di persone che cercheranno di imbucarsi perché capisci bene che l'evento è molto significativo e non so, vedi te. Sarà un'impresa enorme, ma puoi contare su di me. Grazie, guarda, io lo sapevo di poter contare su di te, mi fido, ok? Va bene, ci sentiamo, ciao, ti faccio vedere, ciao. Vogliamo che ci sia la macchina, ci facciamo fare via. Almeno un requisito di partecipazione. Giusto, devi capire le stronzate, mi fai ricordare cose importanti. Ma non sono stronzate, la maratona di Londra. Che cazzo, Simone? Le partecipazioni. Sì, le partecipazioni. Le partecipazioni dai, per il bocca lì c'è il suo matrimonio, è il loro matrimonio. Ah, giusto, giusto, giusto. E te, mi hanno delegato me? Devo fare partecipazioni, certo, ma c'è una lista, dalla A alla Z, con tutti i nomi, perché il nome degli invitati, ma l'ho delegato a me per fare. No, aspetta, a tutti e fare. Aspetta, cioè, hanno delegato te per fare le partecipazioni. Cioè, è come delegare il Papa per organizzare le parti. No, scusa, ti delego due parte. Comunque, partecipazione. Sì, dai, c'è la lista, la nel portafoglio, mi dai una mano. Sì, e, certo. Ah, dov'è? Si fa presto. Certo. È nel portafoglio, dov'è il portafoglio? L'avevo messo. Il portafoglio.
sarebbe lì davanti a te. Ah, no. Comunque sì, infatti ovviamente. Comunque no, questa non è, te lo dico io qual è. Questa qui è dentro, lo so io dov'è, è dentro. No, è insieme. No, questa qui è insieme alle banconote, insieme alle banconote. Questa qui, dai, toilet paper, milk, no, bread, scemo, quella è la lista della spesa. Ah, è dentro quell'altra parte del portafoglio. Sì, 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 ci sto cercando di. Ah no, questa è la porta. Sì, scusa. Tanto, smetti di incularmi i soldi, vieni, dammi. No, io non ti inculo, dammi. Aspetta, ti sto dando una mano a cercarla, sì, dammi. No, forse. Oh, Damiano, io non la trovo, guarda un po' se la trovi te, io no, male, cosa no. Devo fare? La fa di questa. No. Era qua. Cos'era? La terza? Cioè, era una portafoglio, no? Che cazzo è? Porca troia. Bella storia, la terza. Ma fammi capire. Cioè, come minimo conoscendoti ci hanno fatto le bandierine per il compleanno di Jassi. Ma non ti lasciamo stronzate. Io non posso aver perso la vista perché, cioè, poi lo sai come è rosa, ha perso la vista, Damiano si scorda sempre tutto. No, infatti, ci mancherebbe altro. No, ascolta, deve essere per forza qualche parte. E che cazzo è? Un coso. Guarda, io farei prima a cercare tutto sta palla conoscendo. Bravo, allora facciamo così. Io cerco un buco, te cerchi in quella. Vai, ottima idea. Yeah. Vediamo un po'. Mi ci vuole. Il pane, uova, un polmone. Questo sarà ganso da chiedere al macellaio. Poi cosa mi ci vuole? Verdura e cedro. Vai. Sono tornato! Cara Shiri, e ora che abbiamo tutti gli ingredienti, compreso il polmone di agnello, si può cominciare la suite a cucina. Sono le tagliatelle di mamma Pina, un pieno di energia, effetto vitamina. Mangiate tante con ragù, si fanno il pieno per svegliarsi ed anche più, perché le tagliatelle di mamma Pina sono molto più efficaci di ogni medicina. Sensazionale a pranzo, a cena e qui da me, sono buoni con mattino, al posto il caffè. No, va bene almeno questo fa un grazie. Ma non si sente nulla. No, poi arriviamo, si mangia, no? Io. Va bene, ferma. Sì, no, mangio, guarda, bello per carità, però sii realistico. Cioè, a presente di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Alice e Bocco. Compleanno! Alla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. No, va bene anche questo, ragazzi. Ma che idea, sono qui per lavorare. About sprinting it out. Well, I would think he is, you know, because the little pirate there, he's not a renowned sprinter at all, of course, and Ulrich is a fair finisher when it means a stage victory. Don't forget, he's the ex-amateur world champion. Tightly won when he was 19 years of age, but Pantani's going to have a go for this one now. Ulrich is coming at him. It's going to be very close, though, because Pantani continues and kicks again. There's no end to this little man's talents. He's lost it on the... Accesso.
La ricognizione aerea ha confermato quanto già sapevamo, l'area è enorme, il che è normale per un evento del genere. Per la sicurezza di quest'area avremo bisogno di un muro tutto intorno al perimetro, con guardie armate che controllino giorno e notte che nessuno possa infiltrarsi. Avremo bisogno di un gruppo di guastatori qua all'interno della boscaglia, in modo che nessuno vi si possa nascondere. E infine, per far sì che nessuno possa riuscire ad entrare nella sede della festa, avremo bisogno delle migliori serrature che ci siano in commercio. Ho contattato potrebbe che siano le migliori del vostro campo. Dovrete aiutarmi nell'organizzazione della sicurezza per queste rate. Agente numero 1, Scroto Donante. Tu con i tuoi indiani già vi occuperete della foresta. Niente, dovrà uscire in da lì. Agente numero 2, Herbmeier von Kartoffel. Beh, si occuperà del muro perimetrale di protezione. Niente, dovrà riuscire a oltrepassarlo. Infine, agente numero 3, signor Mottura Serrature. Le sue porte dovranno essere assolutamente inapribili da chiunque non sia invitato. Siete disposti adesso ad aiutarmi in questo grave compito? Mi scusi, signorina. No, stavo andando dalla signorina, ho un appuntamento, guardi, ho un appuntamento. Quale appuntamento? No, è impossibile. Non c'è nessun tipo di appuntamento perché ora stiamo andando via. Dove state andando? Stiamo andando a Ibiza, stiamo aspettando un attimo lo skipper e si va via, quindi non c'è nessun tipo di appuntamento, la signorina. Ascolti, non ci sono riuscita a prendere appuntamento, ma è per un ingaggio, è per una cosa seria, cioè la devo mi serve assolutamente lei. No, guardi, lei va soltanto per grossi eventi, non lei per queste cavolate qui. Ma cos'è? Evento. Una cavolata. No! Madonna! Mi scusi, signorina Rosanna, meno male l'ho trovata. Mi dispiace. Ambrogio! Sono venuta senza appuntamento, ma non riesco. Ma chi è questa qui? Ma gli dici ma lo schifo! No, dov'è? Signorina! No, guardi, io non mi muovo per questo, no, io mi muovo solo per cose grosse. Ma lei non sa, è per l'ingaggio del matrimonio di Alice e Alessandro Boccolini! Ambrogio, lasciala un po'. Lasciala sta. Lasciala signora Ambrogio. No, vai, chiama lo skip. Come guardi, veramente, e se sarebbe disponibile, io ho finito la lista. Guardi, io aspettavo anche l'invito, ero anche un attimo basita. No, chiaramente abbiamo pensato a lei subito e ci piacerebbe che appunto si occupasse dell'intrattenimento della serata, quindi se per lei è d'accordo. Sì, uno dei miei intrattenimenti, insomma, sì, serate, no. Dance, gioca Damien, queste musiche sì, qua. Sì, naturalmente. Ora io sì, no, disponibilissima, ora nel senso, mi scusi, è stato un misunderstanding. Vabbè, no, ora io la lascio al suo viaggio, che so che deve partire. Sì, e chiamo quindi un attimo. Bisogna anche solo che chiami un attimo Lady Gaga, avevo degli impegni, ma rimandabilissimi. Quando è che sarebbe? Il 4 ottobre, tutto il giorno. 4 ottobre, ma non ci sono problemi, sì. Okay, quindi mi aggiungete allora in lista e le mando i miei contatti, tanto al mio cartellino. E mi scusi, è arrivato lo skipper, ma si deve andare all'Imperiale a Ibiza, quindi va bene. Arrivederla. La ringrazio tantissimo. No, guardi. Si figuri. Ambrogio, andiamo. Madonna. Leo. Si è fatta arrivare al santuario. Sarà abbastanza per la benedizione del matrimonio? Ah, la benedizione? La busta? Ah, la busta. Ah, eccola qua. Pronto? Sì. Sì, Alice, so io. Sì, ma anch'io sono d'accordo con l'intrattenimento circense. Ma quelli del fringe non ce li puoi avere. No, Alice, no. Quelli dello spettacolo di Bianco, quelli sono già occupati a fare l'anniversario di William e Kate. No,
Non ti de... No, non è un problema, non è un problema. Non ti devi preoccupare. La sto risolvendo io la cosa, non ti preoccupare. Te lo risolvo io. Te non ti preoccupare. Vatti a fare la pelle, vatti a fare. Sì, sì, ti richiamo. Ciao. Ora non posso. Ciao. Tutto sommato, ripensandoci, l'intrattenimento circense secondo me non è chic per niente. No, no, si trova al presente, non ti preoccupare, ora ci penso io, guarda, si sente le tranquille. Prego! Buongiorno, sono Beatrice Biondi, sono collaboratrice di Rosa Bipucci. Ci siamo sentite per mail, non so se si ricorda. Come le ho anticipato, ci sarebbero alcune questioni da risolvere. Come lei ben sa, il 18 settembre 2014 si terrà il referendum per l'indipendenza della Scozia e il nostro primo ministro è molto fiducioso che l'esito sarà positivo. In tal caso ci potrebbero essere alcune complicanze da risolvere per la registrazione del matrimonio, perché, come lei ben saprà, senza registrazione del matrimonio nel nostro paese la coppia non potrà usufruire degli sgravi fiscali previsti per questi casi. Ma di quale complicanze si tratta? Si serve. La legge prevede che le coppie che vogliono sposarsi in Scozia debbano dimostrare la loro volontà di adattarsi alle abitudini e tradizioni locali. Capirà che non tutti possono diventare scozzesi a tutti gli effetti. Ma infatti ero stata informata e ho portato con me delle prove che testimoniano la scozzesità degli sposi. Come vede, si sono subito ambientati adeguandosi agli usi e costumi della zona. Hanno cambiato anche il loro regime alimentare per poter sopportare delle quantità di alcol maggiore agli standard ai quali erano abituati. Mi faccia capire. Non saranno mica, scusi il termine, astemi, perché questo comprometterebbe di molto la loro situazione. No, no, assolutamente. Puppano come due disperati, soprattutto la sposa. Ci sarebbero anche dei video che testimoniano un capodanno a Bologna con dei comportamenti un po' ambigui da parte della sposa. E mi dica, la sposa quando puppa si veste da budello? Perché sa, noi scozzesi a certe tradizioni ci teniamo. La sposa non tanto, più lo sposo, ma va bene uguale, no? Basta che uno tra i due tenga fede alla tradizione. E in quanto a prestanza fisica, come siamo messi? Per quelli non c'è problemi, si sono subito ambientati al paesaggio, aspro e inospitale scozzese, ritrovando uno spirito di avventura che la vita pisana aveva un po' assopito. Inoltre non hanno avuto problemi a integrarsi con la fauna locale. Qui può anche vedere infatti che Alice si è travestita da un mostro di Loch Ness. Beh, alla luce di tutte queste prove, credo che possiamo pure procedere a convalida dell'atto di matrimonio. Resta solo da definire qualche dettaglio. Mi mandi tutta la documentazione e, a meno che non spunti qualche allergia all'Huggins o qualche lontana parentela inglese, non ci saranno problemi. Allora, arrivederci e grazie di tutto. Ah, dimenticavo. Nella danza, abilità fondamentale per ogni scozzese. Come se la cavo? Beh, ecco... Su questo ci stiamo ancora lavorando. No, sì, ma ora non ci pensa più, ormai è andata, guarda. Cioè, io non vedo l'ora, sono sicura che sarà perfetto, guarda, non vedo l'ora di arrivare al giorno del tuo matrimonio. Sì, tranquilla, andrà tutto bene. Bye, ciao, ciao, ciao. Ma io se mi metto? Se partì.
up. Well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. But I'm working, yes I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well I know I'm gonna be the man who's going over you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. When I'm lonely, well I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, when I go out, well I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, yes I know I'm gonna be the man who comes back home.